Non sono molti gli uomini a cui capita in sorte di divenire il simbolo di un'intera epoca. E Cartesio è un uomo tra questi, una pietra miliare della nostra civiltà. Perché? Es gibt wie in der Kunst. Anche in filosofia esistono, come nell'arte, nella storia degli stati e nella storia delle religioni, dei fondatori. Essi non realizzano soltanto un nuovo inizio, non muovono soltanto il primo passo. Una fondazione consiste nel fatto che fin dall'inizio viene portata alla luce una totalità, in un modo tale che i tempi seguenti orientano le loro domande e le loro possibilità secondo questa totalità stessa. Cartesio fu il fondatore del pensiero dell'epoca che chiamiamo moderna. Egli è un fondatore anche come persona. Cartesio è stato una nuova figura nella storia del pensiero, un individuo dalla vita movimentata e difficile, che rappresenta la sua nuova fondazione filosofica anche nel modo in cui ha vissuto. La sua vita è infatti un esempio del suo pensiero. Soltanto con Cartesio, dopo la scuola neoplatonica e ciò che ad essa si collega, perveniamo propriamente ad una filosofia autonoma, consapevole di derivare in modo indipendente dalla ragione, consapevole che l'autocoscienza è un momento essenziale del vero. La filosofia, che ha ormai una base sua propria, peculiare, abbandona interamente, quanto al principio, la teologia filosofeggiante e la colloca dall'altra parte. Ormai possiamo dire di trovarci in essa proprio a casa nostra e, come il navigatore dopo un lungo errare sul pelago infuriato, possiamo gridar terra. A Cartesio, difatti, mette capo veramente la cultura dell'età moderna, il pensiero della filosofia moderna, dopo che a lungo si era andati avanti sulla vecchia via. Hegel diceva che con Cartesio è nato il pensiero moderno. Perché? Parce que la subjectivité devient la. Perché la soggettività diventa il valore nuovo del pensiero. Si potrebbe dire, grosso modo, come d'altronde faceva Hegel, che il mondo greco che si prolunga attraverso il Medioevo ha preso per guida l'idea dell'essere e dunque l'idea di sostanza, ciò che le cose sono. Invece, con Cartesio, la domanda è: chi è il soggetto pensante di fronte alle cose? Chi è il sujet pensant en face des choses? E donc il y a un déplacement. E c'è dunque uno spostamento dell'asse filosofico dall'essere, dall'essere del mondo, dall'essere delle cose, verso il soggetto pensante, verso l'uomo pensante. Professor Ricker, qual è la fisionomia di un mondo? Professor Ricker, qual è la fisionomia del mondo nel quale vive Cartesio? Sul piano della religione, della politica, delle scienze? Oui, c'est surtout l'état des sciences qui est important, car Descartes. È soprattutto lo stato delle scienze che conta, perché Cartesio ha avuto cura di non lasciarsi coinvolgere nei conflitti religiosi e meno ancora nei conflitti politici. Ma egli si trova di fronte alla nuova scienza, alla scienza di Galileo, e cioè alla nuova astronomia e alla interpretazione matematica del mondo. Riguardo alla religione, siamo nel periodo della Controriforma, ma Cartesio non è implicato nei conflitti tra cattolicesimo e protestantesimo, soltanto, e fino a un certo punto, nei conflitti all'interno del cattolicesimo, della teologia cattolica, tra gesuiti, Port-Royal e domenicani. Riguardo alla politica, la monarchia non è per lui un problema. Per ragioni che diremo poi,
Se aveva qualche progetto di cambiare la società, era nell'ambito di un cambiamento scientifico e non politico del mondo. La politica, per Cartesio, fa parte solo della morale provvisoria. Ma allora perché Cartesio ha criticato la formazione gesuita che aveva ricevuto? Il l'ha critiqué non pas sur le plan religieux, théologique. L'ha criticata, ma non sul piano religioso, teologico, bensì sul piano filosofico, perché l'insegnamento tradizionale era ai suoi occhi una filosofia morta. La filosofia scolastica, l'interpretazione cioè data da San Tommaso e soprattutto dai successori di San Tommaso, come il gesuita Suarez, della filosofia di Aristotele. E dunque, se Aristotele era il filosofo, Cartesio sarà l'anti-Aristotele. Descartes va être l'anti-Aristote. Nella storia della filosofia ci sono sempre dei pareri discordi. Se c'è un parere in cui tutti vanno d'accordo è nel dire che Descartes è il fondatore della filosofia, del pensiero moderno. Dove questa affermazione diventa problematica, anche dove non c'è la sua vaghezza, è quando si vede come mai, su quale base si afferma questo. E io stesso ho molte riserve su questa affermazione. Quando viene affermata come Hegel afferma o come Hamelin, in cui si dice Descartes è non solo il fondatore del pensiero moderno, ma dell'idealismo. Cioè, a volte qualcuno riconosce Descartes moderno perché pensa che sia un precursore della modernità in cui vive chi afferma questa modernità. Io sono più dell'opinione di ritrovare la modernità di Descartes al suo tempo, analizzare Descartes com'era nella sua temporalità, nella sua epoca, e vedere se in quel momento era moderno. Ora, le prove di questa sua modernità si possono ottenere sia ragionando negativamente sia positivamente, cioè sia vedendo la sua azione di distruzione sia vedendo la sua azione di costruzione. Ora, la sua azione di distruzione è radicale. Per esempio, Descartes esclude tutta la logica classica. Pensi che i manuali di logica erano 500-600 pagine, a volte 1000 pagine in foglio. La logica di Descartes, che non è logica, che è metodo, in fondo sono 7, 8, 10 pagine. È veramente qualcosa di stupefacente. La logica, tutta la logica aristotelica scolastica per lui è inutile, non serve. Quindi ecco il rasoio, taglia via. Gli enti di lassù nel cielo non sono fatti per essere nel luogo, né li fa invecchiare il tempo, né si dà alcun mutamento in nessuno degli enti posti al di là dell'orbita più esterna, ma inalterabili e sottratti ad ogni affezione, trascorrono essi tutta l'eternità in una vita che di tutte è la migliore e la più bastante a se stessa. È di lassù che dipende per gli uni più manifestamente, per gli altri meno visibilmente, l'essere e la vita di quant'altro esiste. Atto della divinità è l'immortalità, e cioè un'eterna vita, per modo che la divinità deve necessariamente avere un moto eterno. Ma poiché anche il cielo è di tal natura, è infatti un corpo divino. Per questo motivo esso ha un corpo circolare che per natura si muove eternamente in circolo. In quanto in un corpo che si muove in circolo vi è di necessità una parte che rimane ferma ed è quella che si trova al centro, è necessario che vi sia la terra. È essa infatti che posa immobile al centro.
tutti i principi epistemologici che reggevano il decero di Aristotele, soprattutto il movimento, è completamente, non esiste più. Cioè, nel sistema aristotelico, come mai un corpo cadeva? Perché raggiungeva il suo luogo naturale. Come mai un corpo saliva? Perché raggiungeva il suo luogo naturale, quindi la terra andava in basso. E per Descartes tutto questo non esiste più, il mondo è unificato, lo spazio è una unica sostanza e il movimento, poi vedremo, forse avremo modo di dirlo dopo, è un movimento veramente inerziale, non c'è più nessun punto di riferimento nello spazio, lo spazio è un'entità geometrica. Non solo questo, non solo quindi con gli aristotelici, ma anche, non solo ha distrutto tutte queste concezioni del mondo aristotelico scolastico, ma anche il Rinascimento. Anche la concezione di magia, se c'è stato un pensatore laico nella storia della filosofia, è Descartes, perché non poteva assolutamente tollerare né la magia né l'astrologia, astrologia che in fondo era coltivata anche da gente come Keplero, cioè lui andava anche ad intaccare quelle nozioni che erano un po' magiche e che erano all'interno dei pensatori anche moderni. Descartes appunto non ammetteva le cause finali, e le cause finali erano una spiegazione che tutto sommato anche ora si segue. Per Descartes no, insomma, perché l'uomo, il mondo non è per l'uomo, e il cosmo non è per il mondo, non è fatto per il mondo, per la terra, per il pianeta che contiene l'uomo. Tutte queste sono, questa è veramente la distruzione radicale di una cultura. Dal punto di vista costruttivo, innanzitutto c'è una sintonia estrema tra gli autori che tutti quanti riconosciamo come iniziatori della rivoluzione scientifica. In primo luogo Copernico. Descartes diceva e ha scritto: se crolla la concezione copernicana, crolla anche tutto il mio sistema. Già da qualche tempo mi sono accorto che fin dai miei primi anni avevo accolto come vere una quantità di false opinioni, onde ciò che in appresso ho fondato sopra principi così mal sicuri non poteva essere che assai dubbio ed incerto, di guisa che m'era duopo prendere seriamente una volta in vita mia a disfarmi di tutte le opinioni ricevute fino allora in mia credenza per cominciare tutto di nuovo dalle fondamenta, se volevo stabilire qualcosa di fermo e di durevole nelle scienze. Ora dunque, che il mio spirito è libero da ogni cura e che mi sono procurato un riposo sicuro in una pacifica solitudine, mi applicherò seriamente e con libertà a una distruzione generale di tutte le mie antiche opinioni. E poiché la ruina delle fondamenta trascina necessariamente con sé il resto dell'edificio, io attaccherò dapprima i principi sui quali tutte le mie antiche opinioni erano poggiate. Tutto ciò che ho ammesso fino ad ora come il sapere più vero e sicuro, l'ho appreso dai sensi o per mezzo dei sensi. Ora, ho qualche volta provato che questi sensi erano ingannatori, ed è regola di prudenza non fidarsi mai interamente di quelli che ci hanno una volta ingannati. Io supporrò, dunque, che vi sia non già un vero Dio, che è fonte sovrana di verità, ma un certo cattivo genio, non meno astuto e ingannatore che possente, che abbia impiegato tutta la sua industria ad ingannarmi. Io penserò che il cielo, l'aria, la terra, i colori, le figure, i suoni e tutte le cose esterne che vediamo non siano che illusioni e inganni di cui egli si serve per sorprendere la mia credulità. Cartesio scrive un libro chiamato appunto Le Meditazioni. Qui lui si pone un progetto davanti a sé. Qual è questo progetto? Cartesio è convinto che la filosofia può raggiungere certezza solo se non parte da presupposti
tramandataci dalla tradizione, ma se si libera completamente da ogni convinzione che non ha superato il test del dubbio radicale. D'altra parte, questo è il punto che distingue Cartesio radicalmente dai scettici che alla fine del Cinquecento e inizio del Seicento dominavano grande parte dell'area culturale francese. D'altra parte, Cartesio non vuole rimanere scettico. Per lui il dubbio è un mezzo per raggiungere una certezza assoluta che non ritenevano raggiungibili i filosofi prima di lui. È ovvio che questo pathos del dubbio in Cartesio ha da fare con il crollo della omogeneità confessionale dell'Europa. Con la riforma, una grande parte degli intellettuali europei hanno perso la certezza che gli dava la tradizione cattolica. E in questa situazione Cartesio vuole fondare ciò che può credere sulla propria ragione. Lui non può più dire io accetto le tradizioni di una religione, perché la prima domanda è quale religione, quella cattolica o quella protestante. E in questa situazione del disordine intellettuale, di questa enorme instabilità e insicurezza causata dallo scisma religioso, lui tenta di fondare le convinzioni sulla ragione, su ciò di cui non può essere dubitato. La cosa affascinante in Cartesio è che lui dubita per primo della esistenza di un mondo esterno. Lo scettico antico aveva dubitato di singoli fatti, aveva detto magari adesso non ho visto bene, ci sono le illusioni ottiche, ma non aveva mai dubitato che non esistesse un mondo esterno. Mentre il punto di partenza di Cartesio è che non è inconsistente assumere che tutto sia un sogno. Il fatto che io ho delle esperienze mi dice soltanto che io ho queste esperienze, ma non che a queste esperienze corrisponda qualcosa di reale. Io nel sogno vedo molte cose, e perché? E poi quando mi sveglio sono convinto che non esistano. Perché non dovrebbe essere valido anche per tutto ciò che vedo adesso? Cioè, io posso, secondo lui, dubitare dell'esistenza di un mondo esterno, non solo di un singolo fatto. Posso anche dubitare che io ho un corpo. Questo è uno degli argomenti più sorprendenti di Cartesio, che hanno anche suscitato molto scalpore tra i critici della sua opera. Come posso dubitare io che ho una mano? L'argomento di Cartesio è abbastanza semplice. Esistono persone che, per esempio, perdono una gamba. E lo stesso, hanno dei dolori al loro piede. Sono convinti che il loro piede li fa male, anche se il piede non esiste più. Cioè, il fatto che io ho un dolore soggettivo al piede non è ancora una prova sufficiente che esista il piede come oggetto fisico. Di tutto ciò posso dubitare. Però, come vedremo, c'è qualcosa di cui io non posso dubitare. E questo diventerà il fundamentum inconcussum di una nuova fondazione della filosofia. La meditazione che feci ieri mi ha riempito lo spirito di tanti dubbi che ormai non è più in mio potere dimenticarli, e tuttavia non vedo in qual maniera potrò risolverli. Come se tutto a un tratto fossi caduto in un'acqua profondissima, sono talmente sorpreso che non posso poggiare i piedi né sul fondo né nuotare per sostenermi alla superficie. Non di meno, io mi sforzerò e seguirò da capo la stessa via in cui ero entrato ieri, allontanandomi da tutto quello in cui potrò immaginare il più piccolo dubbio, proprio come farei se lo riconoscessi assolutamente falso, e continuerò sempre per questo cammino fino a che non abbia incontrato qualche cosa di certo, o almeno, se altro non m'è possibile, fino a che abbia appreso con tutta certezza che al mondo non v'è nulla di certo. E Descartes disse cogito ergo sum. Cartesio diceva cogito ergo sum, cioè penso dunque sono. Questa affermazione, che apparentemente può sembrare banale, ha suscitato polemiche e discussioni interminabili. Qual è la posta in gioco che si nasconde dietro questa frase? L'enjeu principal c'est de savoir si c'est la première. La posta principale è di sapere se questa è la verità prima. Lei diceva giustamente che la frase penso, dunque sono, sembra di una banalità straordinaria.
Ma quello che non è banale è dire che la filosofia comincia con questa affermazione. Ciò che è importante, dunque, è la posizione di questa affermazione come verità prima. E in secondo luogo, ciò che limita la banalità apparente di questa affermazione è che essa è stata conquistata ad altissimo prezzo, al prezzo di un travaglio interiore che passa attraverso il dubbio. È il dubbio applicato a tutto, applicato all'apparenza delle cose. Si dice, supponiamo che tutto questo mondo non sia che un sogno, che le matematiche siano false, che le verità tradizionali della metafisica siano false. Che cosa resta? Ebbene, resta che anche se tutto ciò è falso, io penso. Perché dubitare è pensare. Prima di dire penso, dunque sono, bisognerebbe dire dubito, quindi penso. E ciò dà una forza straordinaria a questa frase. Questa frase dobbiamo considerarla come un ragionamento, cioè come un sillogismo di Aristotele, o forse come un'intuizione? Ecco appunto una delle dispute, una delle discussioni che questa scoperta ha suscitato, perché c'è in essa una piccola parola, dunque. Penso, dunque sono. Ora, la logica del tempo di Cartesio era la logica di Aristotele e, come lei ha detto, era fondata sul sillogismo. Allora, se fosse un sillogismo, si dovrebbe scrivere tutto ciò che pensa esiste. Io penso, dunque esisto. Ma allora da dove verrebbe la prima frase tutto ciò che pensa esiste? Certamente non è questo che Cartesio ha voluto dire. Il suo dunque ha un senso unico, voglio dire che è implicato, avvolto, se le piace, nel fatto di pensare e di esistere. E l'espressione autentica sarebbe esisto pensando. Così il dunque scompare e non abbiamo più da fare con un sillogismo, ma con una autentica intuizione. Io mi consideravo dapprima come avente un viso, delle mani, delle braccia, e tutta questa macchina composta d'ossa e di carne, così come essa appare in un cadavere. Macchina che io designavo con il nome di corpo. Io consideravo, oltre a ciò, che mi nutrivo, che camminavo, che sentivo e che pensavo. E riportavo tutte queste azioni all'anima, ma non mi fermavo a pensare che cosa fosse quest'anima. Oppure, se mi ci fermavo, immaginavo che essa fosse qualcosa di estremamente rado e sottile, come un vento, una fiamma, o un'aria delicatissima, insinuata e diffusa nelle parti più grossolane di me. Io trovo qui che il pensiero è un attributo che m'appartiene. Esso solo non può essere distaccato da me. Io sono, io esisto. Questo è certo. Ma per quanto tempo? Invero per tanto tempo per quanto penso. Perché forse mi potrebbe accadere, se cessassi di pensare, di cessare in pari tempo d'essere o d'esistere. Io non ammetto adesso nulla che non sia necessariamente vero. Io non sono, dunque, per parlare con precisione, se non una cosa che pensa, e cioè uno spirito, un intelletto o una ragione, i quali sono termini il cui significato m'era per lo innanzi ignoto. Ora, io sono una cosa vera e veramente esistente. Ma quale cosa? L'ho detto. Una cosa che pensa. Infine,
Considerando che tutti i pensieri che abbiamo da svegli possono venirci in mente anche quando dormiamo, senza che nel sonno nessuno sia vero, decisi di fingere che tutto ciò che mi era passato per la mente non rivestisse maggior verità delle illusioni dei miei sogni. Ma subito dopo mi resi conto che nell'atto in cui volevo pensare così che tutto era falso, bisognava necessariamente che io che lo pensavo fossi qualcosa. E osservando che questa verità, penso, dunque sono, era così salda e certa da non poter vacillare sotto l'urto di tutte le più stravaganti supposizioni degli scettici, giudicai di poterla accettare senza scrupolo come il primo principio della filosofia che cercavo. La idea centrale di Cartesio è: io posso per esempio dubitare che lei esiste. Io non solo posso dubitare che esista un mondo esterno, ma naturalmente posso dubitare che il corpo che io vedo di lei sia un corpo reale. Lei potrebbe essere una figura che io mi sono creata nel sogno e che mi appare nel sogno. E Cartesio dice: questo è fondamentalmente una possibilità che io non posso escludere. Però ciò che io non posso dubitare è che io ho l'impressione di vederla. Io posso dubitare che ciò che io vedo esiste. Posso dubitare il visto, ma non posso dubitare l'atto della visione. Il fatto che io la vedo è immediatamente certo a me stesso. E questo è un punto dal quale io posso partire. L'oggetto di questo atto può essere dubitato, ma non l'atto stesso. Ora, Cartesio tenta di radicalizzare questa riflessione nell'argomento che noi siamo soliti chiamare l'argomento del cogito ergo sum. Cartesio dice: io posso dubitare non solo dell'esistenza di un mondo esterno, io posso persino dubitare della verità della matematica. Perché? Io ho una convinzione soggettiva che 2 2 è 4. Ma, dice Cartesio, anche se io credo di dimostrare questo, come posso escludere che un genio maligno mi obbliga a credere che 2 2 è 4, anche se in verità ciò non è vero? Dunque, persino nell'ambito delle matematiche, Cartesio argomenta, potrebbe esserci un errore se assumiamo che io sono determinato da un genio maligno o da una struttura della natura a essere convinto di ciò che non è vero. Bene, dice Cartesio, però il genio maligno non potrebbe imbrogliarmi a credere che io stesso esista. Perché? Bene, se il genio mi imbroglia, questo presuppone che io esista. La condizione di possibilità di essere imbrogliato è che io esista. Tutto l'altro può essere vero. Il genio maligno può farmi credere le cose più assurde che non sono vere, ma non può farmi credere che io esista, sebbene io non esista, perché se io non esistessi, lui non potrebbe imbrogliarmi. Dunque, nel fatto che io ci sono, è detto ed implicito che io esista. Però cosa vuol dire che io sono? Come abbiamo visto, per Cartesio io posso dubitare che io ho un corpo. Non posso però dubitare che io ho delle cogitationes, cioè degli atti della mia coscienza. Cartesio è convinto che io ho una coscienza e da questa coscienza io deduco che io sono. Nel fatto che io ho atti, per esempio un atto del dubbio, e implica che io esista. È molto importante vedere che cogitatio in Cartesio vuol dire solo atto della coscienza. Se io mi do a pensieri metafisici, se io tento di sottrarre 50 da 102, se io ho dolori ai miei denti, tutti questi sono cogitationes per Cartesio, sono atti della mia coscienza. E il punto di partenza della filosofia è esattamente questo, che il soggetto di questi atti della coscienza è qualcosa della quale non può essere dubitata. Per Cartesio c'è come punto di partenza della filosofia la mia autocoscienza. E la via che le meditazioni tenteranno di seguire è
partendo dall'io, di arrivare a Dio e poi attraverso il concetto di Dio fondare che esiste anche un mondo esterno. Cioè, mentre la filosofia tradizionale ha sempre diviso il mondo in tre parti, cosmologia, psicologia, teologia, mondo esterno, anima e Dio, in Cartesio l'ordine viene inverso. Prima c'è l'io, l'anima, se vogliamo chiamarla, che però non è, come in Aristotele, forma di un corpo, perché questo concetto presupporrebbe già che esiste un corpo, e il punto essenziale di Cartesio è che noi possiamo dubitare che esista un corpo, mentre io non posso dubitare di avere un'autocoscienza. Attraverso l'io, io arrivo al concetto di Dio, e come vedremo, poi Dio è il garante che esista anche un mondo esterno. Archimede, per togliere il globo terrestre dal suo posto e trasportarlo altrove, domandava un sol punto fisso ed immobile. Così io avrò diritto di concepire alte speranze, se sarò abbastanza fortunato da trovare solo una cosa che sia certa e indubitabile. Dopo avervi ben pensato ed aver accuratamente esaminato tutto, bisogna infine concludere e tener fermo che questa proposizione «Io sono, io esisto» è necessariamente vera tutte le volte che la pronuncio o che la concepisco nel mio spirito. Quindi, provando a riassumere, secondo Hegel Cartesio sarebbe il fondatore del pensiero moderno perché avrebbe individuato questa categoria del soggetto pensante rispetto invece ad altre tendenze che pure si sviluppavano in quel periodo, come per esempio la nuova scienza, il nuovo organo di Francesco Bacone, cioè questo nuovo interesse per la scienza della natura che poi ritroviamo anche in Cartesio. Quindi è il cogito, diciamo, l'aspetto più importante di Cartesio, piuttosto che, diciamo, la sua attività di naturalista e di matematico. Per Hegel il cogito è il centro intorno a cui muove il pensiero moderno, è quello di cui Cartesio, la direzione di cui Cartesio sarebbe stato l'iniziatore. Però ecco, non direi che l'assunzione del cogito nel caso di Cartesio porti ad un potenziale contrasto con la rivoluzione scientifica, con la nuova fisica. Anzi, direi che un punto saliente della posizione cartesiana è proprio di avere cercato un contatto stretto fra l'affermazione dell'io penso e la nuova fisica, la nuova rivoluzione scientifica. Certamente anche Bacone rientra in un quadro più ampio e più direi rispondente al vero, ecco, delle origini del pensiero moderno, ma per Cartesio io sottolineerei soprattutto questo nesso che c'è fra il cogito e la nuova fisica, la nuova scienza. Bisogna a questo riguardo aver presente che il cogito cartesiano, l'io penso cartesiano, ha come suo supporto il dubbio. Ecco. Il dubbio, o meglio l'esperienza del dubbio. Il dubbio come esperienza di libertà. Sottolineerei questo elemento. La prima conseguenza è che di fronte all'assunzione del dubbio radicale, come fa Cartesio, l'ipotesi del Dio ingannatore, l'artificio del genio maligno e via di seguito, di fronte a questo noi abbiamo come una derealizzazione del mondo, come è stato detto, una spoliazione del mondo di tutti i suoi caratteri, dei caratteri che lo contrassegnano. È vero, sì, i caratteri sensibili, i caratteri, diciamo, del sapere quale viene colto mediante i nostri sensi.
Quindi la filosofia moderna nasce sul dubbio contro le certezze dogmatiche della filosofia scolastica precedente. Certamente. E quindi, anche se vogliamo approfondire questo concetto, con la critica delle forme sostanziali della dottrina aristotelico-domistica e con la separazione del pensiero dall'estensione, con quello che viene chiamato il dualismo cartesiano. Cioè la distinzione tra l'anima e il corpo. Certo, l'autonomia dell'anima rispetto al corpo, l'autonomia del pensiero rispetto all'estensione. Uno studioso, uno storico di grande valore, Etienne Gilson, ha dichiarato infatti che l'unico interesse, l'interesse preeminente di Cartesio è quello di giungere alla separazione dell'anima dal corpo, alla separazione del pensiero dall'estensione. Quindi il dubbio è lo strumento per cui si arriva a questa separazione. Un pensiero che non poggiasse più sul dubbio come esperienza di libertà, non avesse come supporto più il dubbio come esperienza di libertà, sarebbe un pensiero soggettivo, sì, ma altrettanto dogmatico. E da questo Cartesio si tiene fuori attraverso appunto l'esperienza del dubbio radicale. Quindi questa separazione fra il mondo e Dio, fra l'anima e il corpo, è il presupposto necessario perché possa nascere la scienza moderna. Perfettamente. Se per scienza moderna si intende, come si deve intendere, il meccanicismo, la sostituzione al vitalismo e al panteismo del meccanicismo e di una correlativa esperienza religiosa, quale la creazione divina delle verità eterne. Questo perché evidentemente se il mondo fosse stato in collegamento con Dio e il corpo con l'anima, a questo punto non avrebbero potuto esistere delle leggi che si ripetessero nel tempo sempre nello stesso modo. Ma certamente la possibilità di applicare i criteri matematici, le evidenze matematiche al mondo fisico sarebbe venuta a cadere. Perché non si sarebbe trovato nella filosofia rinascimentale della natura, per esempio, la strada per applicare i criteri matematici, le evidenze matematiche e geometriche al mondo fisico. E Descartes, le filosofiche, a énoncé les quatre célèbres. Cartesio ha enunciato le quattro regole del metodo per la conoscenza, e cioè l'evidenza, l'analisi, la sintesi e la verifica di questo processo. Qual è la differenza rispetto al metodo dell'empirismo che era stato enunciato da Francis Bacon nel Nuovo Organo? E non se Francis Bacon dans le Nouveau Organon. Oui, il y a certainement une très grande parenté, mais la certamente c'è una grandissima affinità. Ma la differenza essenziale è che la chiarezza e la distinzione riguardano delle idee. È la nozione di idea, d'altronde, il punto critico, il punto più difficile del pensiero di Cartesio, perché egli non ha sottoposto a un dubbio profondo il fatto che noi pensiamo, ma il fatto che pensiamo delle idee, che nel pensiero ci sono delle idee. Le fait que nous pensons, mais nous pensons des idées. Che dans la pensée il y a des idées. E per lui. Per lui, io credo come Gulliet e come Guérol, che sono stati i due più importanti interpreti francesi di Cartesio, io credo che ci sia una tradizione che risale ai greci, ma non ad Aristotele. Aristotele è stato la maggiore autorità del Medioevo, bensì a Platone. Dunque, per Cartesio, le idee hanno in se stesse un contenuto che deve essere riconosciuto, non inventato. L'analisi delle idee è essenziale al metodo. Occorre portare le idee a un punto di chiarezza, cioè a una visione che ci ponga di fronte alla struttura interna dell'idea. Le idee hanno la loro propria struttura e ciò è molto diverso dal pensiero di Bacon, che porterà piuttosto verso l'esperienza, anche se la parola idea è comune con la filosofia di lingua inglese. Ed è questo uno dei punti di fraintendimento, di equivoco,
Quando leggiamo gli autori di lingua inglese, troviamo la parola idea, ma lì appunto sono idee dell'esperienza, mentre per Cartesio sono idee del pensiero, idee nel pensiero. Come se la pensée était un lieu. Come se il pensiero fosse un luogo, una specie di involucro di idee, e che esso fosse riempito di idee che occorre leggere con accuratezza, tenendo lontani gli intermediari costruiti dalle interpretazioni successive per arrivare a un faccia a faccia diretto con le idee. Successive, come se il y avait une sorte de face à face direct avec des idées. Quindi secondo lei le idee nate di Cartesio sarebbero come le idee di Platone? Oui, évidemment avec la différence des siècles que. Certo, ma evidentemente con la differenza dei secoli, perché la rivoluzione scientifica di Galileo ha creato una situazione assolutamente nuova, ma che, ancora una volta, è, e molto di più, piuttosto in una linea platonica che non in una linea aristotelica. Perché la filosofia di Aristotele è in fondo una interpretazione della realtà sensibile, mentre con Galileo il mondo è un mondo intellegibile, molto più che non un mondo visibile. E allora, in questo senso, c'è una specie di platonismo della scienza moderna che fa sì che Cartesio non veda alcuna contraddizione tra l'affermazione che le idee sono idee del pensiero e nel pensiero e che sono al tempo stesso la struttura del mondo. Perché la struttura del mondo è essa stessa una struttura pensabile. Et la pensée scientifique de Descartes est définie mécanisme. Et le cosmos est. Il pensiero scientifico di Cartesio viene definito meccanicismo. Il cosmo è un grande orologio, Dio è un grande orologiaio, il corpo umano è un piccolo orologio. Il mondo materiale, poi, è la res extensa. Perché questa visione meccanica del mondo in opposizione invece alla libertà dello spirito e dell'anima? La libertà dell'esprit, dell'anima. Oui, alors nous touchons là à un problème. Abordiamo qui un problema che imbarazzerà tutti i successori di Cartesio, e cioè quello che viene chiamato il suo dualismo, vale a dire che da una parte il mondo materiale si restringe rigorosamente, strettamente a ciò che è misurabile. E così si espelle, si elimina tutto ciò che chiamiamo le qualità sensibili, ma anche un aspetto che Leibniz, al contrario, reintrodurrà sotto l'idea di energia, di massa, di dinamismo. È dunque un meccanicismo molto rigoroso e in questo senso più ristretto di quanto sarà il dinamismo con l'idea di forza, l'idea di potenza che Leibniz reintrodurrà. Il mondo è effettivamente, come lei ha detto, una grande macchina, ma noi uomini che lo pensiamo non siamo questa macchina, siamo appunto il pensiero che pensa la macchina. Ma il pensiero che pensa la macchina non è esso stesso una macchina, è appunto un'anima. Qual è la teleologia di Cartesio? Cioè, qual è lo scopo finale a livello etico, a livello metafisico in Cartesio? Insomma, in Cartesio vi è una teleologia? In teleologia? Ah, certainement la maîtrise. Ah, certamente. Il dominio della natura, se la si conosce bene. E da questo punto di vista, Cartesio può essere lodato o al contrario criticato per aver iniziato l'era tecnologica, poiché il suo progetto era una conoscenza perfetta della natura, una perfetta conoscenza scientifica della natura, che ci avrebbe resi, come egli diceva, dominatori e signori della natura. Maître et possesseur de la nature. Il y a donc certainement un rêve de domination que donc les modernes. Dunque c'è certamente un sogno di dominio che i moderni come Heidegger
criticheranno violentemente, dicendo che, avendo posto il soggetto al di sopra di tutto, prima lo si è esiliato dal mondo e poi si è sottomesso il mondo a questo soggetto. Questo sogno di dominio, di onnipotenza, ha forse generato il sogno folle di un dominio tecnologico. Ma Cartesio stesso pensava che ci fosse un limite interno a questo progetto ed era un limite di saggezza posto col dominio delle nostre passioni. Il corpo è una macchina. Del resto, perché coloro che non conoscono la forza delle dimostrazioni matematiche e non sono assuefatti a distinguere le ragioni vere dalle verosimili, non osino negare tutto questo senza riflettervi, voglio avvertirli che il movimento da me esposto più sopra consegue alla semplice disposizione degli organi che si possono vedere a occhio nudo nel cuore, al calore che vi si può sentire con le dita, alla natura del sangue che si può conoscere per esperienza, con la stessa necessità con cui il movimento di un orologio segue alla forza, alla posizione e alla forma dei suoi contrappesi e delle sue ruote. E la cosa non sembrerà per niente strana a chi, sapendo quanto diversi automi e macchine semoventi può costruire l'industria umana, impiegandovi solo pochissimi pezzi in confronto alla gran quantità di ossa, muscoli, nervi, arterie, vene e di tutte le altre parti che sono nel corpo di ogni animale, consideri questo corpo come una macchina che, essendo opera delle mani di Dio, è incomparabilmente meglio regolata e porta in sé movimenti più degni di ammirazione di tutte quelle che gli uomini possono inventare. Secondo Cartesio, solo se io ho dimostrato Dio posso credere che esiste veramente un mondo esterno e che perciò io abbia un corpo e che perciò esista il problema dell'anima e corpo. Perciò, in verità, dopo il cogito arriva Dio e solo dopo Dio, nella sesta meditazione, viene trattato ancora una volta il problema dell'anima e del corpo dopo aver dimostrato l'esistenza di un mondo esterno. A proposito, è interessante che Cartesio ha diviso le sue meditazioni in sei, cioè sono sei meditazioni. Non sono sicuro, ma non escluderei che questa è un'allusione al hexaemeron, cioè alla creazione divina del mondo in sei giorni, perché praticamente lui ricrea tutto il mondo basandosi sull'autonomia del cogito. Quali sono gli argomenti per Dio? Come dicevo, argomenti che partono dall'esistenza di un mondo esterno sono inaccettabili per Cartesio. Sono assolutamente inaccettabili, perché questa esistenza del mondo esterno è problematica. Dunque, ci sono fondamentalmente due possibilità. Una possibilità è di partire dall'anima. E questa è la prova psicologica. La prova psicologica dice: io in me trovo l'idea di Dio. Ma l'idea di Dio è l'idea di qualcosa di infinito. Io allo stesso tempo so che io stesso non sono infinito. Da dove può venire l'idea dell'infinito in un essere finito? Non dall'essere stesso. Dunque deve venire da qualcosa che corrisponde a questa idea. Nella quinta meditazione, Cartesio sviluppa la famosa prova ontologica. Lui dice: il concetto di Dio presuppone l'esistenza, perché lui segue fondamentalmente la prova di Sant'Anselmo. Se Dio, se abbiamo il concetto di Dio come l'essere più grande, più assoluto, eccetera, ma gli manca l'esistenza, questo concetto non è veramente il concetto di più assoluto. Cioè, il concetto di Dio implica l'esistenza.